l'annuncio con i giornali ce l'ho messo oggi. Ma come ce l'ha messo? Se ce l'ha messo ieri c'era anche oggi, no? Ho capito, ma... Ah, sì, eccolo. Ascolta. Camera immobiliata affittasi, punto. Via del Poggio 16, punto. Chiedere di Augusto, eh. Sintetico ma chiaro, eh. Sì. Se domani a scuola già l'avevo affittata. È vero, certo. Comunque, sai che te dico? Che a me mi dispiace di affittare la nostra camera più bella. Ho capito, ma te sta a discorrere con me, ne sta brutta la vita, la previdenza sociale. Io non brontolo, però. Però, Rudy. Certo, che se il governo non ci facesse tirare la cinta, ora saremmo costretti noi a affittare la camera. Tutta una vita a pagare i contributi, e dopo che tardanno, visto? Quattro soldi, sufficienti per non morire, troppo pochi per campare. Beh, ascolta, adesso ci abbiamo le incavolature, perché è una bella giornata, c'è il sole, c'è il caffè caldo, i biscottini. Sì, la margarina al posto del burro, per parlare con queste quattro melacce rinsecchite. E invece Paola, mi piacerebbe tanto andare al ristorante, ma che ristorante con gli alberghi 5 stelle, servito, riverito, quella sì che... Va bene, allora vuol dire che con l'affitto che ci darà un bel giovanotto ci potremo cavare tutta sorta di soddisfazione. No, com'è sta storia del giovanotto, scusa, casomai una signorina... Oh, no, ma meglio. No, che sto dici tu, è meglio una donna, una retta da me. È meglio un uomo. La donna, alzate di meglio la casa, insomma, si adatta meglio, no? No, ma da meno problemi, dammela. Ah, io sai che dico, la donna, e forse che sia giovane bellina anche meglio. Anche, hai capito la tua età? Io prendo e me ne vado, cambio città, anzi, cambio paese. Oddio, mia vacca, l'ho frittata, sapevo, te l'avevo detto. Vedeva a chiamarmi prima che la sotto al cane, quella. Augusto? Ho dimenticato la... Vai via! Ho detto che non voglio vederti mai più! E io che ci posso fare? Chiudi gli occhi! Ho dimenticato la valigia. È qui, accomodati. Potresti porgermelo, chiedo troppo. Chiedi troppo. Comunque... Fuochino! No, insomma, smetti! Fuochino! Lo vedi? Comunque sia, tu hai bisogno del mio sostegno. Sì!